L'isola dei famosi, la seconda prova che incastra Francesco Monte sul Cannegate. Gossip Isola dei famosi 2018, la nuova prova che inchioderebbe Francesco Monte sul Cannegate. Il Cannegate o il cancelletto Isola dei famosi 2018 si infiamma sempre di più e soprattutto si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi clamorosi particolari che rendono la vicenda sempre più spinosa e intricata. Ieri sera nel corso della sesta puntata in diretta dell'isola abbiamo visto che si è cercato di mettere un po' di ordine in questa intricata situazione, ma non tutti i nodi sono venuti al pettine. Per esempio, chi ha seguito la puntata di domenica live della scorsa settimana sa bene che in trasmissione sono arrivati gli inviati di Striscia la Notizia, i quali hanno fatto ascoltare una nuova prova alla conduttrice. Francesco Monte inchiodato sullo scandalo droga all'isola. Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno chiesto alla conduttrice di domenica live pomeriggio 5 di poter ascoltare quella che secondo loro sarebbe la seconda prova shock che aiuterebbe a fare un po' di chiarezza sul Cannegate del cancelletto Isola dei Famosi. La prova in questione, però, non venne trasmessa in diretta su Canale 5, solo Barbara D'Urso ebbe la possibilità di ascoltare il contenuto di questa nuova prova portata in studio dagli inviati di Striscia la Notizia e ancora oggi non si sa cosa abbia avuto modo di sentire. Ebbene, il mistero è stato risolto questa mattina sulle pagine del sito web Davide Maggio. It, dove è stato rivelato che quella seconda prova shock che aiuterebbe a fare chiarezza sullo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 avrebbe a che fare con un'altra ex concorrente di questa edizione. La seconda prova sul Cannegate dell'Isola dei Famosi. Nel dettaglio la protagonista dell'audio in questione sarebbe Nadia Rinaldi, la quale avrebbe inviato una nota vocale tramite WhatsApp ad Eva Enger, in cui le diceva di essere dispiaciuta del fatto di non aver detto la verità sul Cannegate riguardante Francesco Monte, aggiungendo poi che anche se dicesse la verità adesso ormai non la crederebbe più nessuno. E così il Cannegate si arricchisce di questa nuova importantissima testimonianza che tuttavia non è stata mai trasmessa in diretta televisiva ed è stata celata al grande pubblico dell'Isola dei Famosi, il quale adesso si aspetta che la verità venga a galla proprio nel corso di una delle prossime puntate di Striscia la Notizia. Gli inviati del TG satirico manderanno in onda la seconda prova audio che conterrebbe la testimonianza verità di Nadia Rinaldi che inchioda Francesco Monte? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore. Cancelletto l'Isola dei Famosi 2018.